Accadi, Amorrei, Cassiti, Babilonesi in genere. Affrontiamo quindi oggi lo studio di queste popolazioni che si sono succedute nella Mesopotamia dopo i Sumeri. I Sumeri, abbiamo spiegato la volta scorsa, hanno dato il là a questa civiltà mesopotamica e hanno, diciamo, elaborato quella che è la cultura mesopotamica a livello, ad esempio, abbiamo visto delle zikkurat, questi templi religiosi, oppure a livello della scrittura cuneiforme, anche se la loro lingua è una lingua molto diversa rispetto agli altri popoli della zona. E, insomma, tutta quanta la civiltà, la cultura, l'arte, diciamo, dei popoli babilonesi, scusate, mesopotamici, è stata improntata. Quindi gli è stata data un'impronta dai Sumeri. Poi si sono succedute altre popolazioni. Che cosa è successo? Beh, iniziamo a leggere quello che dice un re degli Accadi, Sargon, di se stesso. Dice questo: il grande re, io sono Sargon, re forte di Accad. Mia madre era una sacerdotessa. Ecco, come vedremo, infatti, gli Accadi subito, diciamo, assimileranno la cultura dei Sumeri, no? Una cultura, è una civiltà nella quale i sacerdoti, tra l'altro, avevano un ruolo predominante, e Sargon è figlio di una sacerdotessa. Mio padre non lo conosco, il fratello di mio padre abita le montagne, e dalle montagne, infatti, che giungono gli Accadi, così come giungeranno altre popolazioni come Amorrei, Cassiti, eccetera. Mia madre, la sacerdotessa, mi concepì, in segreto mi partorì, mi mise in una cesta di canna sigillata con bitume, mi consegnò al fiume che non mi travolse. Il fiume mi portò da Acchi, il frutticoltore, mi raccolse dal fiume col suo secchio, mi crebbe come suo figlio adottivo, mi insegnò il suo lavoro. Mentre lavoravo nel frutteto, la dea Ishtar mi amò così tanto che per 55 anni divenni re. Attenzione, la storia di Sargon, salvato dalle acque, in quanto la madre sacerdotessa l'avrebbe lasciata in una cesta su un fiume, è una storia che si ripete quasi identica anche presso altre civiltà. Ad esempio, Mosè è salvato dalle acque e anche, diciamo, Romolo e Remo, che sono abbandonati nei pressi del fiume Tevere, per morire, diciamo, ma invece poi sono allattati da una lupa e poi accuditi da un pastore. E il pastore che accudisce Romolo e Remo è molto simile al frutticoltore che raccoglie Sargon e poi gli insegna il suo mestiere, il mestiere di frutticoltore. Ma poi Sargon diventa guerriero e diventa re per 55 anni. Diventa re, padrone assoluto della regione, della zona, e ringrazia la dea Ishtar. Attenzione che Ishtar, ne avevamo già parlato la volta scorsa, era già una divinità sumera. Quindi, come vedete, anche la religione degli Accadi non è altro se non una propaggine, una continuazione, insomma, della religione dei Sumeri. Il Pantheon, eventualmente il Pantheon si arricchisce. Ecco, infatti, una delle cose più interessanti è la seguente: cioè che in queste religioni politeiste, diciamo che gli dei proteggevano le varie città, proteggevano i vari eserciti, proteggevano i vari re, e quindi ci si affidava agli dei. Nel momento in cui ci si affidava a un dio e poi si vinceva la battaglia, questa era la testimonianza che quel Dio era più forte di tutti. E quindi valeva la pena di pregare questo Dio piuttosto che altri. E così, diciamo, il culto di questo Dio veniva privilegiato rispetto agli altri, ma anche il culto degli altri dei non veniva dimenticato. E quindi si evolveva questa religione politeista. E senza cancellare quello che era stato il passato. Infatti, una delle caratteristiche principali dei
dei popoli che si succedono nella Mesopotamia è quello di assimilarsi ai popoli precedenti, anzi di inglobarne la cultura. Vi ricordate i conquistatori conquistati, di cui parlavamo forse la volta scorsa, non ricordo bene riguardo a che cosa. Comunque, di fatto queste popolazioni erano spesso in lotta fra di loro. I Sumeri erano divisi in tante città-stato. Gli Accadi però riescono ad arrivare in questa zona, in questa regione, e a conquistare praticamente tutte le città-stato dei Sumeri. E quindi si crea una compagine politica che è diversa rispetto a quella del periodo precedente. Se nel periodo precedente c'era una sorta di confederazione o una divisione proprio, e quindi ogni città era indipendente e autonoma rispetto alle altre, quindi città-stato, come vi dicevo prima, adesso si crea quasi una sorta di impero. Il re, prima garantiva solamente la stabilità, quindi doveva garantire la stabilità, la fecondità, la ricchezza del suo popolo e della sua città. Ogni città aveva un re. Adesso invece il re diventa imperatore, cioè vuole espandere il suo territorio. Parliamo in generale, in storia, di imperialismo. Quando un sovrano vuole espandere, o comunque un popolo, una nazione, vuole espandersi a danno delle altre nazioni, degli altri popoli. Quello però che caratterizza, adesso lo vedremo anche altre popolazioni mesopotamiche, è la tolleranza. E quindi gli Accadi, a un certo punto, dopo alcuni secoli, si mescolano talmente ai Sumeri, che si fa fatica a un certo punto a distinguere fra gli uni e gli altri. Quindi i Sumeri non vengono assolutamente distrutti, anzi, diciamo che gli scribi degli Accadi imparano la scrittura cuneiforme, anche se la lingua dei Sumeri è completamente diversa rispetto a quella accadica, però si usano gli stessi segni per mettere per iscritto, diciamo, la scrittura degli Accadi, la lingua degli Accadi, così come si usavano quei segni per mettere per iscritto la lingua dei Sumeri. Quindi Sargon, il primo grande re, eroico conquistatore nella storia della Mesopotamia, no? E un suo successore, circa un secolo dopo, un certo Naram-Sin, riesce anche a conquistare la regione dell'Elam. Ecco, la regione dell'Elam, ci sono svariate cartine qua. Una, per esempio, potremmo vederla a pagina 46, l'altra a pagina 49. La regione dell'Elam è posta a oriente, quindi sulla costa orientale del Golfo Persico. Gli Elamiti, quindi, vengono anch'essi annessi al regno degli Accadi di Naram-Sin. A questo punto il regno degli Accadi diventa un vero e proprio impero, lo vedete? Nella cartina pagina 43 c'è proprio il regno degli Accadi nel momento di massima espansione. Come vedete, è inglobata tutta quanta la regione della Mesopotamia, quindi dei due fiumi Tigri ed Eufrate, e anche le zone dell'Elam. Ecco, addirittura parlando di sé, Naram-Sin dice di essere il signore delle quattro parti del mondo, quindi è come se lui regnasse sui quattro punti cardinali, nord, sud, est, ovest, quindi volgendosi dappertutto, lui poteva dire di essere il padrone di tutto quanto il mondo, lo era conosciuto. Sì, è vero, c'erano delle regioni fuori dal suo regno, dal suo impero, ma per le difficoltà anche di trasporto, dei traffici dell'epoca, era come se lui davvero dominasse il mondo conosciuto. Tanto che addirittura, prima del proprio nome, fece mettere il segno che indicava il Dio, cioè si autodefinisce il Dio, questo Naram-Sin. Tuttavia, i suoi successori non furono in grado di mantenere la compattezza di questo impero
E addirittura i Sumeri, che erano stati sconfitti dagli Accadi, nel periodo successivo ripresero il potere al posto degli Accadi, quindi una sorta di ripresa del potere, della nuova supremazia dei Sumeri. Uno dei re dei Sumeri non solo prese il potere, un certo Shulgi, ma fece scrivere il primo codice di leggi scritte. Quindi ancora prima del codice di Hammurabi ci sarebbe questo codice sumero, anche se sicuramente probabilmente non c'è rimasto, ecco. Però sappiamo di questa notizia, no? Cioè, della stesura di un primo codice di leggi da parte di questo re sumero. Quindi ritorna la lingua dei sumeri come lingua principale dell'impero. È una certa, diciamo, stabilità che però, anche questa dura per pochissimo tempo, perché poi i Sumeri verranno sconfitti dagli Amorrei. Quindi nel 2100 la nuova supremazia dei Sumeri, ma non passa neanche un secolo quindi nel 2017 il re Sumero viene sconfitto dagli Amorrei. Gli Amorrei sono una popolazione considerata all'inizio barbarica. Sentiamo che cosa dicono appunto i Sumeri, gli Accadi, eccetera, degli Amorrei. Dicono più o meno questo: Amorreo, scava tartufi ai piedi dei monti. Ecco, sempre provengono dalle montagne queste popolazioni nomadi, bellicose, che sono decisamente meno civilizzate rispetto a quelle che vivono presso i fiumi, che non piega le ginocchia, quindi che non conosce la religione, quantomeno non conosce la religione così come diciamo, era stata strutturata nel regno dei Sumeri, quindi con i sacerdoti che imponevano di inginocchiarsi davanti al Dio, che mangia carne cruda. Ecco, orrore. Queste popolazioni nomadi, selvagge, non cuociono neanche la carne, mangiano la carne cruda. Che durante la vita non ha casa. Spesso, infatti, vivevano queste popolazioni nomadi in tende, quindi abitazioni che non erano fisse, poiché loro si spostavano moltissimo, che dopo la morte non ha tomba. Ulteriore, ultima dimostrazione del grado di inciviltà di questi Amorrei è appunto il fatto di non seppellire i loro morti. Attenzione, questa cosa però riguarda gli Amorrei quando arrivano a conquistare la Mesopotamia, al posto dei Sumeri. Quando però, qualche secolo dopo, gli Amorrei saranno diventati i babilonesi, diciamo, non si distinguerà più, cioè non saranno più così barbari, così selvaggi. Nel momento in cui arrivano in questi territori, nel territorio della Mesopotamia, il territorio fra due fiumi, queste popolazioni si inciviliscono, acquistano tutte le tradizioni del popolo precedente e quindi diventano parte integrante di questo. Di questa zona appunto mesopotamica. Ecco, in particolar modo fra tutti quanti i re Amorrei ce n'è uno che è più importante di tutti gli altri, che è Hammurabi, che diventa re a partire dal 1792. Lui è re di Babilonia, quindi fra tutte quante le città della Mesopotamia, prima abbiamo visto nell'età dei Sumeri e anche degli Accadi, Ur e Uruk erano state le città più importanti. Adesso invece, in questo periodo degli Amorrei, la città più importante diventa Babilonia, e da adesso in poi diventerà sicuramente la città più importante, quantomeno diciamo, della bassa Mesopotamia. Ah, ecco. Allora, Babilonia, Babili, porta del Dio, sicuramente nome che ci fa venire in mente Babele, e infatti, come abbiamo spiegato anche prima, gli ebrei hanno
elaborato la loro storia della Torre di Babele perché costretti, esiliati in Babilonia da Nabucodonosor, vedono la costruzione delle Zikkurat, ad esempio, quindi dei templi babilonesi, come dimostrazione dell'arroganza di questo popolo, dell'arroganza dell'uomo comunque che vuole arrivare fino al cielo, no? Con le sue costruzioni. Comunque, diciamo che nel periodo di Hammurabi, Babilonia diventa una città bellissima, ricchissima, no? Un giardino, delle mura, stupende, estende ancora maggiormente il regno nella zona, nella regione, e impone i tributi alle altre popolazioni. Infatti abbiamo spiegato che la maggior parte delle volte questi popoli, quando conquistano un altro popolo, non lo distruggono, ma impongono dei tributi, impongono semplicemente dei tributi. Solo, quindi per esempio metalli preziosi, oggetti di artigianato, era più che altro un atto simbolico di sottomissione più delle volte. Solo nel periodo successivo con gli Assiri il tributo divenne importante per finanziare l'esercito, ma in un primo tempo diventa un semplice atto di sottomissione per cui si riconosceva qual era il popolo, la città predominante, eccetera. Ma le altre città potevano continuare a vivere e a prosperare. Infatti il sovrano babilonese Hammurabi, così come i sovrani Accadi e Sumeri nel periodo precedente, sono molto tolleranti nei confronti delle altre popolazioni, non impongono niente con la forza, con la violenza alle altre popolazioni. Ecco, Hammurabi fece scrivere un codice di leggi. Questo codice di leggi si è pervenuto integralmente. Infatti abbiamo una stele che riproduce questo codice e così noi veniamo a sapere quali sono le leggi che regolavano la vita dei babilonesi. Si tratta di leggi spesso piuttosto dure e severe, però il semplice fatto che siano state messe per iscritto dimostra il grado di civiltà cui erano giunti i babilonesi, ormai però sempre sulla scia dei Sumeri. No? I Sumeri erano stati i primi fondatori, diciamo, di questa civiltà. E poi i babilonesi, che pensate erano amorrei, all'inizio erano nomadi, barbari, eccetera, adesso sono loro a portare avanti questa società, questa civiltà, anzitutto, diciamo, nel campo del diritto, abbiamo visto con il codice di Hammurabi, le 282 leggi del codice di Hammurabi, e poi anche nel campo dell'astronomia. In realtà, già i Sumeri probabilmente avevano alcune nozioni di astronomia. Astronomia e astrologia per noi sono separate. Infatti l'astronomia è una scienza, è quindi la scienza che ci aiuta a studiare appunto le stelle, i pianeti, i movimenti delle stelle, eccetera. E invece l'astrologia per noi non è una scienza, è la credenza secondo la quale l'agire degli uomini, insomma il destino degli uomini, dipende dagli astri, dai movimenti degli astri, dei pianeti, eccetera. Invece, per i popoli mesopotamici, quindi sia per i Sumeri sia per i Babilonesi, astrologia e astronomia coincidevano, diciamo così, e quindi c'erano mescolate nelle credenze che erano diffuse dai sacerdoti, perché, tra virgolette, astronomi e astrologi allora erano i sacerdoti, no? Erano diffuse delle credenze in cui erano mescolati aspetti scientifici che dimostrano una certa, come dire, conoscenza, no? Del cielo, degli astri, del firmamento, eccetera, e aspetti invece astrologici, quindi diciamo non scientifici. Sta di fatto quindi che, come abbiamo detto anche prima, probabilmente i sacerdoti andavano sulla sommità delle Zikkurat a osservare il cielo e avevano intuito alcune delle leggi e sapevano per esempio predire le ellissi e questo però lo usavano forse i sacerdoti anche per aumentare il loro potere.
E quindi dicevano che era un dio che oscurava, ad esempio, la luce del sole, nel caso di un'eclissi di sole. Però dimostrarono appunto di una certa conoscenza, diciamo, di questi fenomeni del cielo. Sapevano, ad esempio, misurare le orbite dei pianeti e individuarono una certa dipendenza fra, appunto, è lì che nasce l'astrologia. Diciamo che lo zodiaco nasce appunto in Babilonia, no? E quindi la divisione del cielo in 12 parti, settori, eccetera, è il nesso fra i fenomeni celesti e le vicende umane. E quindi questi astronomi venivano consultati dai re per consigli sul regno. Ecco, loro, quindi i babilonesi, usavano un sistema non decimale, ma un sistema che si basava sul 6 e multipli di 6. Questo sistema in realtà ha mantenuto anche oggi il suo influsso nella nostra vita di tutti i giorni. Se l'anno è diviso in 12 mesi, se l'ora è divisa in 60 minuti, se l'angolo è diviso in 360 gradi e l'anno più o meno in 360 giorni, lo dobbiamo appunto ai babilonesi. Sono stati loro i primi così, a individuare queste unità di misura. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.